Buonasera, amici della pallavolo e ben ritrovati su Rete Sole in una nuova puntata di Roma Sotto Rete. Abbiamo tagliato il traguardo delle 10 puntate, e possiamo dire finalmente. La Roma Volley ha rotto il ghiaccio, gli indugi, ha vinto. Eh, la sua prima partita in questa nuova avventura in Serie A2 a Vibo Valencia contro la Mezia, una vittoria convincente 3-0, mentre per quanto riguarda l'altra Serie A, la Roma Volley Group, ovviamente stiamo parlando della Serie A2 femminile, è mancato ancora quel tassello per poter andare a bersaglio e vincere la prima partita della, della stagione, ma manca veramente poco. Allora ci addentriamo in questa nuova puntata andando a presentare gli ospiti, e do la buonasera a Cecilia Oggioni, libero della Questa Buona Roma Volley Group Ciao Cecilia Ciao a tutti, buonasera Buonasera Nunzio Tozzi, opposto della Roma Volley Ciao Gianluca, ciao a tutti Ciao Nunzio E allora, iniziamo stavolta dalla, dalla Roma Volley Che ha vinto, possiamo dire che ha convinto Ma forse già aveva convinto nelle, nelle uscite precedenti eh, È mancato veramente una manciata di punti Soprattutto nella rasha finale, nella partita con Potenza Picena Avete un po' invertito la rotta, eh, finalmente una, una vittoria, si aspettava da tanto tempo, che dà morale, fiducia eh, per tutto l'ambiente, per voi per primi, per lo staff tecnico, per la società, per il presidente. Eh, sì, sicuramente, come avevo detto già dopo la partita con Potenza picena eh, il gioco c'era, eh, forse c'era un po' di paura proprio perché avevamo perso tanti set di vantaggi e credo che comunque... Eh, con questa vittoria insomma possiamo dire che ci siamo un po' sbloccati. Sicuramente ci aspetterà domenica una partita difficile, però vediamo. Ecco, una partita che eh, sulla carta nascondeva delle insidie, eh, nel senso si giocava in un ambiente lontano. Perché fino a Vibo Valencia, ricordiamo che non abbiamo solo noi problemi di impianto, ma la Mezza ha giocato, ma la Mezza. Poi a Vibo Valencia adesso andrà a giocare a Cosenza. Quindi anche per loro un campo diciamo nuovo. Però pronti via, siete partiti subito bene, i primi due set avete messo in chiaro le cose, no? battuta, eh, fase back importante, però dove avete compiuto diciamo, la vera e propria, possiamo chiamarla impresa, ma eh, così avete completato l'opera, è stato nel terzo set con anche una serie di, di cambi importanti, quindi vuol dire che eh, ecco, il gruppo c'è. Sì sì no, assolutamente il gruppo, il gruppo è buono eh, come al solito il mister ha preparato la partita in modo eccezionale e a differenza delle altre volte siamo riusciti a seguirlo dall'inizio alla fine anche quando, eh, quando eravamo sotto perché quello che ci è mancato forse nelle altre partite è che quando andavamo sotto eh, perdevamo un pochino questa cosa e non riuscivamo più a seguire tutte le indicazioni Bene così, e speriamo no, di continuare. È un discorso quindi un po' mentale anche di attenzione. Cioè stavate sotto 11-7 e poi avete diciamo, cambiato. No? Sei entrato proprio tu. Un doppio cambio importante: 12-11. Avete riequilibrato un po' quel, quel parziale. Sì, eh, siamo entrati. Io spero molto, molto bene, uh, tranquilli visto che comunque fino ad oggi uh, abbiamo giocato più noi che Mica e Adriano, uh, quindi non sentivamo la, la pressione di dover far bene, eravamo sereni e speriamo che in futuro si possa... Riproporre questa cosa? Un doppio cambio importante te, Esperotto. Avete dato veramente l'infa no? anche all'attacco, magari l'avete un po' incartati. Poi, 22 pari, eh, punto su punto. Ecco un altro elemento su cui si è parlato in questi giorni. Tutti i finali di set in precedenza sono stati persi, o quasi tutti. Mi riferisco anche alla partita con Brescia, con Potenza Vicena. Invece, qui avete mantenuto la calma e, e, e avete giocato i palloni decisivi. E li avete portati, insomma, avete messi a Teata? Sì, eh, diciamo che la, quando, quando siamo entrati, eh, io e Sperotto, nonostante stavamo sotto, eh, ho sentito più tranquillità eh, da parte dei miei compagni. Eh, c'era serenità, forse perché eravamo soprattutto a zero, eh, forse perché dall'altra parte c'era una squadra comunque più alla portata magari ecco, rispetto a Brescia, che ci può stare, che comunque fa, ti faccia un, un recupero così. Eh, però ho detto, eh, credo, credo che la squadra si sia sbloccata perché comunque i valori in campo ci sono. Bisogna solo continuare ad allenarsi in palestra e, e a seguire il coach. Poi torniamo anche con te a toccare alcune tematiche. Andiamo a vedere con l'ausilio anche della grafica, i risultati di questa giornata della serie a 2 maschile, eh, perché ci sono stati dei, dei cambiamenti importanti, Brescia che ha perso un punto con Santa Croce in casa Zambonardi si lamentava del, del quarto set però comunque Brescia ha portato a casa la vittoria eh, grazie all'esperienza Mondovì, e poi ne parleremo, in casa con potenza vicena un netto 3-0, Reggio Emilia sta risalendo la china stupisce ancora e in negativo eh, Spoleto eh, ovviamente la Roma-Volle che va a vincere eh, a Vibo Valencia con la Mezia. E qui c'è il Lago Negro che vince a Leverano e Livorno che vince 3-2 con Macerata. E ricordiamo che c'era Alessano che riposava. Eh, questo è un importante enunzio, questi risultati per far capire che la classifica si è accorciata ed era una partita da vincere a tutti, a tutti i costi perché era uno scontro diretto. Ricordiamo a 3-5 la Merzia 3-Roma, quindi due punti soltanto. Sì, no, no, assolutamente non potevamo perdere perché significava andare veramente, veramente sotto. Eh, Leverano ha perso e questo per noi è un dato positivo, visto che comunque anche Leverano è a 5 punti. Eh, speriamo, speriamo che, visto che a noi ci manca comunque ancora prima della fine del giugno andato sia Leverano che Alessano, di fare punti anche in quelle sì, partite. Sì. Poi ecco, ci manca anche Mondovia e Reggio Emilia che sono sicuramente due gare molto difficili. Però, ripeto, se noi riusciamo a giocare tranquilli, eh, a seguire le, le indicazioni che ci vengono date, secondo me possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo dimostrato comunque sia con Brescia che con Spoleto, eh, senza magari ecco, stare a vedere il risultato finale, che poi comunque è stato un 3-0, però nei parziali eh, siamo sempre stati lì. Quando, quando abbiamo espresso il nostro gioco siamo anche stati sopra con Brescia, eh, quindi credo, credo che dopo questa vittoria eh, possiamo ricominciare a salire pian piano la classifica sono convinto anche io anche perché poi quelle squadre che hai nominato no? eh, Mondovì in casa, Bre eh, Reggio Emilia fuori però una tra Leverano e ad Alessandro le ha in casa quindi questo è un altro dato importante che in casa riuscite a dare anche qualcosa in più grazie alla spinta del pubblico. Assolutamente. Eh, io credo che l'obiettivo, eh, cioè il primo obiettivo in assoluto sia quello di cercare di vincere entrambe le partite, anche quella fuori casa. Visto che comunque ecco proprio con la Messi abbiamo dimostrato che anche fuori casa riusciamo a giocare. Sì, sì. Eh, poi eh, Mondovì sarà una sfida molto difficile. Ne parliamo di no, poi no. della prossima partita di Mondovì. Okay. Vado sulla serie a 2 femminile. Allora, dicevamo in apertura, Cecilia, è mancato ancora questo tassello, eh, però davanti avevate una squadra. E che squadra? La capolista Mondovì. All'andata avete messo paura, io direi avete messo paura anche al ritorno. Perché? Perché avete espresso un ottimo gioco. Eh, è mancato qualcosa, andiamo a vedere anche i risultati eh, della, serie, mh, della serie a 2 femminile, eh, con appunto un 3 a 1 eh, in casa. Ma eh, c'è stato un primo set, Cecilia, che ha sofferto punto su punto. Addirittura la palla della 24-23 la palla per andare sull'1 a 0. Sì. Ecco. Diciamo eh, sì, sempre un po' con la Marombocca in bocca è finita questa partita perché appunto il primo set finita i vantaggi. Secondo set noi assenti, e terzo set noi invece abbiamo espresso veramente un buon gioco e abbiamo messo in difficoltà dall'inizio. Poi il, il quarto set, purtroppo, anche lì è stato punto a punto e veramente c'è stato due punti di differenza: 25-23 ha finito, e quindi è stato proprio un. Una sconfitta molto amara perché mm. giochi contro la capolista e stai lì. Comunque, stai lì e aspetti questa vittoria che però non è arrivata. È incredibile perché abbiamo detto punto su punto il primo set: 24-23, poi loro hanno vinto sicuramente i vantaggi. Parlo di Mondovì, nel secondo e nel terzo sono stati due set analoghi ma a parti invertite, secondo set eh, Roma non c'era, terzo set non c'era assolutamente eh, Mondovì, no contrario, non c'era no. Mondovì nel secondo, eh, no, no, no. Eh, nel, nel, nel secondo non sì. c'era Roma, ricordavo male, e nel terzo Mondovì questo e poi dopo nel quarto è stata una battaglia, è stata, ve la siete giocata alla, alla pari eh, tu nel post partita hai detto eh, peccato per quel secondo set. Perché hai sottolineato il secondo set in cui magari uno dice ci può anche stare, che a un momento no, eh, così di buio, eh, però dopo nel set dopo hai sicuramente ripreso e non magari la parte finale del primo o del quarto? Perché secondo me un calo così non, non era necessario durante una partita del genere perché. Al primo set sono stati, è stato un pallone che ha fatto la differenza. Mm. Diciamo. Quindi, sì. se continuiamo così anche nel secondo, le mettevamo in difficoltà. Magari riuscivamo a strappare il secondo set, però loro, sicuramente, al secondo set hanno giocato molto meglio e ci hanno messo in difficoltà subito. Infatti, siamo partiti subito 4-0. Poi, ovviamente, recuperare 4 punti con una squadra del genere. È difficile sì, quindi addirittura 2012 sì. cioè dopo lì non c'è stata non più, più partita ricordo sicuramente adesso un momento <ride> eh, così anche per me non ricordavo <ride> nel terzo è stato fatto qualcosa di, di veramente buono e positivo in fase break l'avete massacrate possiamo definirlo così in battuta sì. eh, muro e eh, fase break importante Vuol dire che quando c'è questa aggressività positiva al servizio si riesce a far sicuramente bene, no? Sì, sicuramente lei ha diciamo, partita subito una battuta micidiale, ha fatto tre ace e essendo la squadra di diciamo, ricezione una delle più forti... Sì. Sono entrate veramente tanto in difficoltà sì. loro, quindi la cosa l'ha diciamo, fatta calare parecchio in tutti i fondamentali. Sì, anche Agostino che è un ottimo libero, esatto. Biganzoli, è addirittura uscita, uscita. a un certo punto eh, l'allenatore ha fatto una serie di cambi, sì. quindi vuol dire che proprio... e all'allenatore Tull ci stavano capendo, sì. capendo poco. Però poi l'abitudine forse a giocare dei palloni importanti nel quarto set ha fatto pendere il l'ago della bilancia in favore di Mondovì. Sì, sicuramente diciamo, il, il concretizzare è quello che ci manca di più, mm. è successo con Mondovì ma è successo anche altre partite, che era un passo dal vincere il set o da vincere la partita e poi c'è stato il calo, quindi sicuramente loro eh, squadra, insomma, una grande squadra, squadra sì. Eh, diciamo, ha deciso di chiudere la partita Zanetti ha tirato sì, <ride> sì, tutto poi tutto. La, con la conosci poco <ride> Zanetti vero eh, parecchio <ride> quindi sì, eh, giustamente è, è cresciuta molto Elisa sì. eh. Molto. Dai tempi in cui un giocavate... giocatore veramente completo adesso. Perché... Lei è un po' più grande di te, vero? Sì, lei è del 96. Tu stai nel 14, lei era 16 o 18? Sì, ho giocato con mia sorella. Quindi... Eh, mi, mi, mi ricordo: mi ricordo insomma, in quella filiera voi sì, avete sì. fatto praticamente incetta di tre colori, <ride> sicuramente. Ehm, è un dato, un dato importante che riuscite a giocare meglio, questo, tutte e due le squadre a dire la verità, con le squadre grandi. È un, perché secondo te? Eh, non, diciamo, questa è un po' la domanda che ci facciamo anche tra di noi nello spogliatoio. Perché dici: insomma, cioè, contro squadre del Calibro di Mondovì all'andata 3-2, adesso 3-1 eh. combattuto, comunque stai lì, te la giochi sempre. Poi magari con Olbia, che è benissimo la tua portata, certo. perdi 3-0 male. Eh, questo purtroppo è perché sottovalutiamo troppo l'avversario quando è, si parla ovviamente di bassa classifica o perché non riusciamo a, a concretizzare, a stare mm. lì e a stare concentrate anche quando la partita è alla nostra portata. Questo chiedo anche a Nunzio, o c'è un discorso secondo te anche di non aver nulla da perdere magari contro ecco, avete fatto Brescia e Spoleto? No, credo che il discorso sia un pochino più, ecco magari eh, adattarsi al livello mm. e, eh, tecnico quindi. Sì, sì, quello, poi sicuramente un po' di, di esaltazione, no? Comunque ecco giochi con Brescia, giochi con, con Cisolla, eh, dall'altra parte sicuramente hai degli, degli, cioè, qualche stimolo in più. Ce l'hai. Però io credo che sia molto adattarsi al livello perché ecco, se noi avessimo giocato tutte le gare eh, mm, sì. come abbiamo giocato con Spoleto, cioè, scauta la mano, probabilmente avremmo vinto con, con chiunque, forse anche con Brescia, perché con Spoleto addirittura abbiamo giocato meglio. Eh, quindi credo sia quello. Poi lì è anche mentale, nel senso che eh, bisogna, bisogna conoscere le, le proprie capacità e metterle in campo sempre, anche se dall'altra parte... Uh, C'è una squadra un pochino meno forte perché poi, purtroppo, a questo livello, uh, come molli, cioè come, come lasci un pochino, eh, vai sotto e perdi. È quello che noi è successo con, uh, con Potenza Picena. Certo. Quindi. E quindi, allora Cecilia, andiamo a commentare questi risultati con Olbia, che per fortuna possiamo dirlo, ha perso in casa con Soverato e, e torno al discorso di prima. Con Soverato eh, l'acqua Samone ha perso 3-1, ma da 22-16 ancora me lo ricordo quel set perso e poteva essere 2-1, a quel punto la partita sarebbe cambiata notevolmente, Soverato, un'altra squadra che è lì in testa alla classifica dietro a Mondovì. Poi Orvieto che comunque ha, ha sofferto, però brava Baronissi perché sta tornando sicuramente in auge la squadra campana e ha strappato un punto e poi Caserta che emergerà sicuramente nella seconda parte che ha regolato eh, in tre set Martignacco. Sì, sicuramente. Un po'... Questi ultimi due risultati sono quelli un po' più strani perché comunque Orvieto eh, sta andando benissimo in questo girone e Baronissi insomma... Ha zoppicato un paio di partite quindi io almeno personalmente mi aspettavo un 3-0, 3-1 subito mm. di Orvieto e anche Caserta. Adesso si sta facendo valere, cioè, è uno squadrone secondo me. All'inizio è partito male, le prime sì. partite andavano male, adesso sta veramente tirando fuori tutto. E Martignacco, cioè, io la considero una buona squadra. Un perché, po alti e bassi forse. Sì. Però, sì, diciamo, questi sono un po' andiamo a vedere anche la classifica femminile. Eh, ma di passare al maschile, ormai è un testa a testa. No? Questo, questa coppia e Varato che vanno avanti a braccetto con subito il Vieto. Che poi è una partita, sono tre punti di distacco. Martignacco alti e bassi, è lì. e Comunque Casetta l'ha ripreso. Eh, giù, eh, Olbia rimane a 5, Roma, Roma 3 con Pinerolo eh, che riposava e è una squadra, Pinerolo anche questa, di alti e bassi, partita bene, con il di Martignacco si sta un po' perdendo e Baroni si sta risalendo un po', un po' la china. È una classifica, Giulia, che sta aspettando Roma, secondo te? Sì, sta, sta aspettando Roma che deve emergere, deve solo emergere, deve concretizzare, perché comunque la prossima ce l'abbiamo con Pinerolo e sì, insomma... Vogliamo questi tre punti, tutti vogliono tre punti, io voglio tre punti, le ragazze vogliono tre punti, quindi ce li meritiamo. Sì. Il giorno di ritorno di questa fase vedrà Roma in casa con Olbia, che, che è importante con Martignacco. Eh, ecco queste partite prossima e fondamentale a Pinerolo. Queste partite potranno in casa proprio dare no, lo scatto? Sì, sicuramente diciamo, la componente casa sarà quella cosa in più che. Ci aiuterà, ci aiuterà perché vabbè, ovviamente ti alleni tutti i giorni lì, stai a Roma c'è la tua gente, c'è il tuo tifo, ci sono tutti. E insomma abbiamo dimostrato spesso che in casa siamo ossi duri, poi ci siamo persi ovviamente ogni tanto, però... La componente casa sarà fondamentale. Andiamo sulla classifica maschile, torno da, da Nunzio, eh, con Brescia che nonostante il punto perso è comunque lì, Mondovì eh, veramente sta facendo bene anche nel maschile anche se le società sono, sono diverse, Reggio Emilia ha faticato all'inizio, mi sta stupendo, poi chiedo a te Nunzio, macerata che è una neopromossa e con un ha cambiato il pareggiatore eh, da poche settimane ma con, fuori classe perché hanno scoperto questo <coughs> Turin che... Eh, va avanti a son di 28-30 punti a partita eh, nella parte bassa anche qui ti chiedo è una classifica che sta aspettando Roma perché Alessano 7 la Mezzia e Leverano 5 sì no assolutamente eh, se, se consideriamo diciamo, intanto la parte alta Mondovì praticamente è, è come se fosse primo visto che ha una gara in meno rispetto a Brescia mm -hmm. speriamo che che non sia così. <ride> eh, per quanto riguarda invece la parte sotto, eh, se non sbaglio, una tra la Messi e Leverano ancora deve riposare e, e quindi come dicevo prima, l'obiettivo è vincere eh, i due scontri diretti che ci aspettano in modo da chiudere il, il girone d'andata non in ultima posizione. Certo. E poi, poi dopo risalire la classifica. Perché bastano qua due o tre partite e sei, sei al posto del Lago Negro. Lagonegro comunque insieme a Livorno una squadra sicuramente giovane, ma, ma discontinua. Ecco come hai detto tu prima appena molli un attimo, subito non ti perdono. Però è un campionato che sta riservando delle sorprese. Cioè, non è detto, a parte le prime due, no? E poi adesso ci metto anche a Reggio Emilia. Cioè Spoleto sta faticando, Livorno comunque discontinua. Santa Croce è partita male e stai a ripresa. Potenza vicena l'abbiamo vista. C'è cioè una squadra che veramente è bastato poco per poter vincere un set, e poi magari andare al quinto set. Cioè con Potenza vicena in casa. Cioè, la Roma, Roma volle se l'è giocata fino all'ultimo. No, assolutamente. Secondo me la classifica al momento rispecchia quello che le squadre stanno dimostrando. Macerata, come hai detto tu, a ha... Turin che è veramente veramente tanto forte e mi ha stupito tanto sia Spoleto che Santa Croce perché anche quando siamo andati a Santa Croce noi abbiamo, abbiamo perso 3 0 però anche lì a parte un primo set dove abbiamo faticato un pochino all'inizio eh, gli altri due abbiamo già punti a punto però loro secondo me sono molto forti. Per il resto Livorno, Lago Negro cioè, sono più o meno dove dovrebbero essere. Ok, andiamo sul prossimo turno femminile. Dicevi, Cecilia, il discorso eh, con Pinerolo all'andata: non fu una partita bellissima. Eh, diciamo che Pinerolo ci metto dentro anche la partita Olbia, perché poi ho vieto. Comunque, è un'ottima squadra. Avete lottato il primo set, poi secondo e terzo. Avete un po' mollato. Però ecco, con Pinerolo in casa ci si aspettava forse qualcosa in più. Può essere il momento del riscatto, questo? Sì, secondo, cioè, noi come squadra stiamo diciamo, aspettando questa partita perché diciamo, siamo rimaste molto deluse dalla mm. nostra prestazione in casa avuta con Pinerolo. Perché ri, cioè, reputiamo di potercela giocare benissimo con una squadra del genere e batterla volendo quindi anche se dovremmo fare la trasferta, andare lì, eh, noi comunque vogliamo questi tre punti, come vi dicevo. E poi c'è Olbia che va comunque a Vieto e quindi potrebbe essere una giornata eh, positiva, Sovrata e Caserta che si scontrano e Baronissi che va a giocare a Mondovì, quindi anche qui dal punto di vista anche del calendario... Insomma, non è male. No, no fare no, punti no. A, a Pinerolo no, prenderesti eh, nei confronti di altri. Andiamo a vedere la classifica eh, pardon, il prossimo turno della 2 Maschile. Eh, dove c'è questa giornata importante: nunzio eh, alle 18 al Palaone eh, contro, contro Mondovì. Eh, anche qua le che va a Spoleto eh, e, non, e non è male. Potenza Picena che ospita Alessano quindi sulla carta. Comunque, Potenza Vicena in casa è una, è una buona squadra. E potrebbe insomma, eh, la Mezia mi sembra riposi, come hai detto giustamente tu. Sì, non, non sì. vedo la schermata, quindi la Mezia riposa. Ecco, l'occasione anche qua. Allora, io credo, che, credo e spero che insomma, Spoleto e Verano non ci siano sorprese, perché comunque Spoleto è obbligato a vincere anche, anche vedendo la classifica. E, uh, sta a noi cercare di fare, di fare punti e, e soprattutto cosa più importante di continuare a fare un buon gioco perché come abbiamo sempre detto tutti dal, dall'inizio anche quando c'erano le sconfitte uh, l'importante era migliorare di giornata in giornata e secondo me uh, è una cosa che abbiamo fatto cioè, partendo da Macerata dove, dove uh, cioè, la prima di campionato dove abbiamo comunque faticato anche lì giocando credo che Fare qualcosa in più, però era la prima. Da lì noi abbiamo fatto un, un buon percorso. Eh, di gara in gara c'è stato sempre un gioco migliore, eh, le persone prendevano sicurezza fino ad arrivare a appunto a domenica dove finalmente abbiamo vinto. Eh, quindi, io cioè, l'obiettivo che, che mi sono posto personalmente è quello di continuare con, con questo trend positivo per quanto riguarda il gioco. Dall'altra parte abbiamo una squadra molto forte, e quindi se, do, se non dovesse arrivare il risultato, eh, ma... Ma la prestazione sì? Credo che comunque la cosa sia positiva, okay. in vista poi de, delle prossime due giornate, anche perché, ripeto, la Mezzia riposa, eh, Leverano credo che comunque insomma non... non ha eh, spoleto. Esatto. Senti, eh, eh, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi che rispetto alle prime partite siete cresciuti nel mm. gioco, nell'intesa, eh, c'è più equilibrio, no? parlo sia in attacco sia anche di compiti eh, esatto. sulla ricezione, poi a lei si può prendere la giornata storta, la ricezione sbagliata, però comunque questo si vede la mano dico, degli allenatori, cioè di Mauro Butani, di Manuel. Salti in banco di, di Michele Sardone, cioè è un staff tecnico secondo te che poi conosce molto bene, che sta lavorando anche, anche su questo, avete cambiato modo di allenarvi eh, e grazie all'allenamento siete, siete riusciti a migliorare anche in partita, ad alzare il livello? No, assolutamente. E gli allenatori hanno, hanno imparato anche a conoscere i nuovi. E proprio per questo adesso ecco, magari eh, per quanto riguarda le competenze, sia di ricezione che in attacco. Uh, si sta lavorando molto eh, Enrico l'ultima partita ha fatto il 75% di ricezione, quindi sì. uh, capisci che sei un secondo martello così e Jack che comunque è un buon libero Giacomo Titta l'avversario fa fatica perché ecco, magari Rossi prende un pochino meno campo quindi batterti addosso diventa un pochino più difficile e queste cose le abbiamo aggiustate il gioco c'è eh, adesso sta a noi in palestra lavoriamo tanto, c'è entusiasmo nello spogliatoio. Ci sono Mica e Adriano Paolucci che comunque hanno tanta tanta esperienza e, e a noi ci aiutano tanto. Quindi, io credo che ci sono tutte le condizioni. Sì. Poi dopo torno sul gruppo, veramente una cosa molto, molto bella. La faccio anche a te la stessa, la stessa domanda. No? Siete sicuramente cresciuti? Abbiamo visto nel gioco. Eh, diciamo l'allenatore sta cercando comunque di trovare gli equilibri, eh, cambia anche sì. durante la partita, eh, dà molta fiducia e, infatti hai esordito dal primo punto perché già è già rientrata come libero, hai fatto una prestazione veramente di livello, Io te lo dico e <ride> faccio i complimenti perché ha giocato un'ottima partita. Eh, Sembravi una veterana, te l'ho detto pure <ride> dopo la partita, non avevi no, l'emozione dell'esordiente, dell chiamiamola così. Questo, questo sei tu di carattere così, sei tranquilla, l'hai sì. scaricata prima. No, allora ti devo dire la verità. Mamma e papà prima. hanno fatto un training autogeno particolare. <ride> no, no, la tensione, cioè, l'ansia c'era parecchia. Cioè, lo diceva Alice, Domizia Mazzoni, le mie amiche più strette. Io ho detto spesso che avevo ansia perché comunque era tutta la settimana che mi provavo con la squadra titolare, quindi la formazione più o meno si sapeva e sapevo di giocare. Però poi, entrata in campo, comunque Stefano mi dà molta sicurezza, Barbara Rossi in panchina dà molta sicurezza alla squadra. Le ragazze con la metà ci ho giocato l'anno scorso, quelle nuove ci siamo integrate benissimo, quindi ero sicura del, dell'ambiente in cui stavo. E ha giocato, insomma, come giocato una gran partita. Insomma, a 19 anni non è, non è da poco. Questo per, te lo permette anche un gruppo, Cecilia, che è unito, eh, al di là di qualche fortunio, sempre <ride> dalla stessa parte del campo. Facciamo comunque un grande in bocca al lupo a Giorgia Quacchioni. Eh, questo ecco ti permette la squadra sì. anche sì, di fare sì, queste sì. prestazioni, cioè chi entra dal massimo. Sì, Stefano poi comunque è un allenatore che non ha paura di mettere in campo mm -hmm. giocatori giovani, appunto, inesperti, quindi molta, cambia molto le, le carte in tavola perché comunque pensa che tutti possono dare un contributo alla squadra. Poi sono arrivati anche gli infortuni purtroppo, parecchi <ride> negli sì. ultimi tempi, però eh, a differenza di comunque quello che si pensa che magari le sconfitte ne tendono a staccare un mm, po' il gruppo sì. invece io ti devo dire che in palestra c'è un bel clima un io andrò al vento sì assolutamente sì questo, questo è positivo sì. non ha paura un'altra che sta emergendo tanto è Federica Busolini che mm -mm. è ancora più giovane di te se no, no, sei eh, non ricordato <ride> insomma sì. l'anagrafe è, è importante sì. È importante anche per lei, no? il ruolo delicato perché tu fai partire comunque l'azione come libero lei la deve finalizzare e non è neanche facile capire quel livello perché eh, andare a muro con gente magari più esperta dall'altra parte, vedi, sicuramente, Domenica, è, è importante. Um, questa amalgama che si è comunque creata no? all'interno de della squadra vi aiuta anche a, a capire. Eh, le diverse problematiche, perché comunque certo. purtroppo non è arrivata ancora, io dico ancora perché ma poi arriverà, come è arrivata per la Roma Volley, la Ma Vittoria ehm, è quella la chiave di volta o c'è un, anche una componente tecnico-tattica senza dire colpa o non è colpa, no. c'è cioè di mezzo all allenatore, cioè in generale. No, sicuramente eh, è un punto a favore questa amalgama che abbiamo, però eh, è stato anche difficile all'inizio eh, incastrare tutti i vari pezzi, perché ovviamente i problemi ci stanno come in tutte le squadre, ci stanno problemi tec tecnici, tattici. Certo. E quindi sicuramente all'inizio è mancata un po', adesso. Si vede proprio che si sta costruendo uh, una vera e propria squadra. Abbiamo visto a Martignacco oltre a due, cioè, recuperare i set persi Mo con Mondovia abbiamo giocato un'ottima partita. Sì, sì. Quindi, poi, ovviamente, ognuna capisce di più l'altra, capisce quando è il momento di andare lì a dire Oh, che c'hai? oppure. Stare da parte sì, diciamo eh. che il, il settore femminile, le squadre femminili, eh. insomma, a eh. no, eh. in eh. psicologico sono un po', po più, complicate, più complicate. <ride> diciamo, diciamo così. Luzio torno sul gruppo, eh, si è visto l'anno scorso no, che squadra siete, perché lo Zoccolo duro è rimasto, eh, tu per primo, al di là che insomma, hai messo a terra quell'ultimo pallone l'anno scorso, anno, quest'anno hai dato comunque disponibilità a parte quel cacciacco fisico che <ride> per fortuna sta risolvendo, c'è grande unione. Le, le, I nuovi, ma anche lo stesso Lasco che eh, dire, ha, ha calcato scenari internazionali, no? nazionali, eccetera, riconosce, nella prima volle, questa grande qualità. Ecco, questo diciamo, elemento che vi ha portato poi a superare le difficoltà, anche parlando con l'allenatore, che comunque deve fare il lavoro suo, però riconosce che in mano una squadra veramente unita sì diciamo che il nostro è cioè, la nostra è più una famiglia e quindi mica si è lamentato del fatto che forse eravamo troppo un bel gruppo mm. perché non c'è mai uno screzio mai una discussione neanche durante l'allenamento quando probabilmente invece dovrebbe esserci uh, però che poi alimentare magari quel sale, no? Mette esatto. quel sale in allenamento se uno sbaglia una battuta, o non, so, non fa bene l'esercizio. Esatto, questo da noi non, non, non c'era. Adesso ecco mica l'ha un pochino portato. Meno male però. Dire. No, assolutamente. <ride> però comunque diciamo che lui è uno di famiglia. Nel senso, eh, in Pullman, gioca a carte con noi, cioè, è una persona molto disponibile. Eh, ci si può scherzare tranquillamente, sì, magari uno eh, ti arriva a l'asco in palestra il primo giorno, eh, però per fortuna eh, questa cosa da noi non c'è stata. Cioè, lui è arrivato in palestra e per noi era uno di noi. Con chi fa coppia a carte l'asco? Con te? No, con, uh, con Rossi, <ride> contro me, Antonucci. Poverini, insomma, lo Perché eh, infatti io ti volevo dire, ma la risposta già mai data è: ancora devi venire la persona che ti batte a carte, insomma. Dai. Sì, no, beh, poi il mio compagno è molto fortunato. Ah, ecco. <ride> Ovviamente lo facciamo per drammatizzare perché. Nelle trasferte c'è cioè, l'ottimo Andrea Maddaluno che eh, firma tutte sì. le vostre partite, e il dietro le quinte che è bellissimo e le persone vogliono sapere insomma un po' come passate il, il tempo, però ecco questo fa capire al di là della battuta, però fa capire che cos'è la l'arma volle, cioè, ma anche io metto lo stesso presidente, cioè scenderebbe in campo con voi? Cioè nel senso, per, eh, poi deve fare il presidente, è normale, sì, no, però c'è anche un grande affiatamento a livello proprio di società. Sì, sì, no, tutta quanta la società, diciamo che il, anche lì lo zoccolo duro, se vogliamo dire, eh, è rimasto da, praticamente da sempre con Minciotti, Petrella, Antonello appunto e soprattutto Antonello è, possiamo definirlo uno di noi, cioè uno che viene in palestra, eh, che ci incita, eh, una persona molto 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 giovanile, quindi speriamo di, di far bene anche per loro, oltre che per noi e per il, per il pubblico. E, comunque... e infatti hai toccato eh, che se lo merita. Sì, che... noi abbiamo sempre, abbiamo sempre riempito il palazzetto e speriamo di continuare così e speriamo che già domenica possano arrivare i primi punti in casa, uno, due, tre, quello intanto... <ride> Tanto vediamo di cominciare a fare i punti in casa. Siete romani tutti e due, no? Siete nati pallavolisticamente parlando. Poi tu magari sei andato un po' fuori, poi sei tornato. Eh, però siete nati qui a livello proprio eh, di, di palestra, eh, avete respirato l'aria del quartiere, magari in quartieri diversi. Eh, Roma è una città sicuramente difficile, però sta rispondendo eh, al di là comunque che magari l'ultima partita non c'era il pienone eh, contro Mondovì eh, le però, però, però le altre eh, c'è sempre stato sentita. il pienone ok, poi è normale più vinci e più la gente ti segue, questo lo sappiamo Ecco, poter contare sulla, sulla città su, sulle persone che vengono la domenica a vedere la partita, eh, comunque con i social si fa entrambe le parti, eh, le società hanno un grande lavoro di comunicazione, di marketing, perché si spinge e c'è voglia, cioè, state percependo voi romani questa voglia di Roma di, di, di serie A femminile e maschile, poi addirittura la femminile mancava da da otto anni, Cecilia. Sì, io ti posso dire che la sento parecchio questa cosa. Poi, come ho detto, Roma è un po' complicata logisticamente, spostamenti, palestre, non ci stanno, ci stanno. Però io almeno dal Roma Volley Group sento proprio questa, questo fuoco, questa, cosa, questa voglia di, di portare in alto Roma. Io mi sono legata particolarmente a questa società proprio per questo, perché Roma, la mia città, Insomma, Roma, una delle città più importanti al mondo, deve stare, cioè, si merita di stare anche nella pallavolo, nei, nei posti principali. Quindi, sì, insomma, secondo me deve continuare così questa cosa. Aggiungo e poi ti lascio rispondere: tu hai comunque una mente molto aperta a livello sportivo, eh, sappiamo le difficoltà, soprattutto anche negli sport al maschile: no? il calcio Roma Lazio che fa tutto adesso, sicuramente la Virtus sta tornando nel basket, però c'era secondo te questa, questa esigenza? c'era cioè un buco che adesso non c'è. Ma più. guarda, come, come ha detto Cecilia, appunto eh, una città come Roma merita dal mio punto di vista di avere il top in ogni sport. Eh. Almeno per quanto riguarda il livello nazionale, eh, vabbè, nel calcio ci siamo e ok. Uh, ora la pallavolo eh, sta tornando pian piano. Il basket oscilla, però insomma, la Virtus eh, che noi ci alleniamo dopo di loro, eh, hanno sempre vinto. Non so, questo weekend, però secondo no, me penso. Okay, <ride> <ride> però insomma eh, sia nella pallavolo che nel basket, secondo me, Roma merita la 1 sia sì. nel maschile che nel femminile. Eh, è sicuramente una città difficile, giusto appunto perché comunque ci sono sia, sia la Roma e la Lazio di calcio, però gli appassionati di questo sport ci sono. C'è spazio per farlo. Sta, sta a noi eh, riuscire a portarli in palestra. Non è solamente con, eh, con, eh, con la categoria, ma è mm. riuscire a farli appassionare. Eh, noi abbiamo ricevuto tanti complimenti dopo la sconfitta con Brescia sì. eh, la gente ci ha detto che comunque loro si sono divertiti e questo è importante poi se il risultato viene sicuramente eh, a chi piace un pochino meno o comunque è meno appassionato eh, sicuramente eh, il risultato lo porta comunque in palestra dobbiamo puntare anche a quello cioè, entrambi sentono, percepisco una missione di responsabilità cioè sta a noi questo è importante, no? Capire che voi siete eh, i protagonisti in campo e eh, siete anche gli autori eh, di, di queste bellissime due storie. Portare gente al palazzetto, perché io penso che Roma ha il posto per ospitare il basket, per ospitare la pallavolo anche perché le due società sono amiche, sono partner, giocano una settimana per uno chi in casa e chi in trasferta, proprio per dare la possibilità a tutti gli amanti. Del movimento della pallavolo e non solo di poter assistere a dei match di alto livello. Quindi voi vi sentite anche responsabili di questo? Insomma, le parole di Nuncio sono, sono emblematiche, poi dopo eh, ritorno su Nuncio. Sì, sì, assolutamente sì, perché prima di tutto vedo tutta la società, l'investimento eh, che ci sta mettendo. Quindi ti posso dire che noi come squadra sentiamo veramente una grande responsabilità a dare a Roma quello, diciamo, quello che si merita. Nuncio. Sì, guarda Gianluca, io penso che eh, guardando questa cosa da, da fuori, da tifoso mm. eh, del calcio, eh, è facile eh, vedere quando una squadra va bene e una squadra va male. Eh, L'Olimpico si riempie o l'Olimpico fa 20.000 persone. E noi nel nostro piccolo eh, possiamo riempire il palazzetto o far venire familiari e... E qualche amico, quindi io credo che molto sta a noi. Anche perché finale, la finale dello scorso anno, nella finale sì. con, con il porto Maggiore Maggiore c'erano 800 persone, un impianto che ne conteneva neanche la metà, quindi vuol dire che insomma c'è. La, la voglia, voglia c'è, però la gente deve, deve poter divertirsi, eh, deve poter festeggiare perché poi comunque. Eh, noi vinciamo ma anche loro festeggiano con noi, quindi eh, dobbiamo anche considerare il fatto che loro eh, la domenica pomeriggio la devono investire su di noi, quindi sta a noi portarli lì, secondo me è questo. E durante le vacanze, eh, male per, per chi lavora e per voi in campo, in senso ovviamente eh, così scherzoso perché poi dopo alla fine... Eh, abbiamo scelto no? eh, chi per un verso, voi giocatori per, per un altro, no? di andare in campo la domenica, il giorno di festa, però ecco, durante le, le, le feste natalizie c'è la possibilità di venirvi a vedere perché il campionato non si ferma, eh, sia il maschile sia il femminile non si ferma, si gioca il 23, il 26, il 30, il 6 di gennaio, quindi insomma la, la possibilità di portare ancora più gente, questo... Questo sì, perché le promesse da parte vostra ci sono: il dare il massimo e, e comunque di regalare spettacolo. Bocca al lupo perché una partita fondamentale a Pinerolo: continua così, con la stessa <ride> sì, eh, grazie. Diciamo, mentalità. Grazie, Cecilia Oggioni, libero da questa buona Roma Volley Group. Grazie, Alla Gianluca. Alla prossima, grazie, Enunzio. Ovviamente ti lascio chiudere: fai un promo per, per invitare le persone domenica. Eh, allora eh, vi aspettiamo numerosissimi come sempre domenica al, al Palazzetto per la sfida con Mondovì Alle ore 18 esatto. lo, lo ricordiamo, grazie a Nunzio Tozzi opposto da Roma a Armavolli, bocca al lupo a entrambe Grazie a voi tutti che ci avete seguito, ovviamente Roma sotto rete torna la prossima settimana E come al solito buon volley a tutti